Il Pescara è durato 10 minuti, poi il Taranto piano piano ha preso campo, ha sfruttato un errore di Aloi e ha legittimato una vittoria importantissima. Penso che sulla vittoria non c'è ombra di dubbio, no? Ho cambiato sistema di gioco dopo 10 minuti, 12 minuti, sono stato molto rapido nel cambiare, poi onestamente non c'è stata più gara. Guida tra le linee. Sì, ho tolto guida esterno, l'ho portato tra le linee, bravo, ho giocato con due intermedi abbassando Provenzano e poi cambiando, andando a fare schermo con Labriola, e noi avevamo preparato la partita in ampiezza e poi la gratificazione dell'ennesimo schema su palla inattiva, quella è una cosa che fa piacere sicuramente. Le chiedo una cosa in chiave Pescara, perché lei ha tantissima esperienza, Capuano. Un Pescara che è arrivato con il Catanzaro fino alla settimana scorsa testa a testa 3 punti, in una settimana ha subito 2 gol oggi, 3 con il Catanzaro e 3 a Francavilla, sono 8. Questione mentale, ha visto una squadra un po' fragile, che Pescara ha visto? Ma io non posso dare giudizi su altre squadre, io so che il Pescara è allenata da un ottimo allenatore e c'è una grandissima squadra, però quando ci sono dei demeriti di una squadra crescono i meriti di un'altra. Io penso che giocare contro una mia squadra non è facile, fino a quando non stappi la partita. Noi veniamo dal 4-0 da Avellino, però se l'arbitro non gli regala 2 rigori poi è finita la gara. Io ho dichiarato, lo dichiaro anche stasera, che l'Avellino avesse giocato 6 mesi e non faceva gol. Noi giocare contro le nostre squadre non è facile, loro sicuramente erano in un periodo dove cercavano la vittoria a tutti i costi perché venivano da 2 sconfitte. Noi siamo stati bravi nel coprire gli spazi, di non dare la profondità sia a Lescano ma soprattutto a Cuppone. Gli era sfuggito solo dopo 3 minuti una volta. Vabbè, quella è una palla lunga che arriva da dietro, una ripartenza del portiere su una palla lunga. Siamo stati bravi, però dobbiamo andare avanti con grande umiltà perché sappiamo che per salvarci il cammino è ancora lunghissimo. Mi chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio. A me è piaciuto molto come il Taranto, dopo essere passato in vantaggio, ha saputo controllare proprio la partita. Credo che il termine esatto sia controllare, d'accordo? Abbiamo palleggiato bene, abbiamo sfruttato l'ampiezza, non giocavamo a gettar via la palla, facevamo bene le preventive. Questa è una squadra forse la più giovane del campionato. Tanti neofiti nella categoria, molti giocavano interregionali, in eccellenza, nel settore giovanile, quindi c'è una crescita notevole. Poi non è una vittoria così, perché noi 3 giorni fa si è fatta una grandissima partita col Crotone. Doveva vincere il Taranto. Una domanda da studio e salutiamo Capuano. Sì, anche perché c'è un ex allievo di Capuano ai tempi di Sora, Fabio Ferraresi. Ciao mister, ti saluto con affetto, ti voglio bene, lo sai, prima quando Massimo mi ha dato la parola ho detto che hai studiato la partita in modo impeccabile come al solito, dicevo a Massimo che tu sei il maestro delle palle inattive e vedendo pure il trend negativo del Pescara delle ultime 2-3 partite ero sicuro che avessi studiato qualcosa di importante sulle tue palle inattive a favore. Ti faccio i complimenti, ti auguro il meglio e oggi hai meritato alla grande questi 3 punti. Grazie mille Fabio, ti ricordo con gran piacere. Un saluto a tutti in studio e grazie ancora per i complimenti.